stata una brutta idea dare il martello a Boyd. Ok, Oscar. Ok, primo turno è stato abbastanza rischioso. I neutrali non fanno niente, il loro turno da solo fastidio. Dimmi una cosa, voi? Cosa ci succederà? Questi soldati di Dain hanno portato via i miei amici e non sono più tornati! Cosa gli hanno fatto? Oh, è successo qualcosa di terribile, lo so! Basta, Sciocco. Tieni per te i tuoi pensieri da codardo. Quali che siano le loro torture, un vero cavaliere di Ozna è coraggioso, fiero e forte. Non mi importa se mi toglieranno le unghie con le pinze o se infilzeranno aghi nelle mie carni. Oh! Basta! Io non posso resistere! Non sono soldato professionista! Faccio solo parte della milizia! Non riesco a credere di aver lasciato la mia famiglia per questo! La rivedrò! Oh, voglio andare a casa! Maledizione! Se solo avessi un'arma di qualche tipo! L'aiuto verrà. Non mi arrenderò. Beh, già hanno presentato in qualche modo le unità che dobbiamo salvare. Vabbè, entrerò più in dettaglio più avanti, magari. Quando le libereremo. Allora. Boyd, how do you do? Bad Boyd, bad Boyd. Mordecai che punto è? 10. Non è ancora pronto per trasformarsi. Però fa un buon, è una buona esca, quindi... Finché non si trasforma. Allora... Posso rubare qualcosa? Sì, potrei rubargli la chiave porta, ma lo ottengo sconfiggendolo, quindi... Rolf... Beh, Rolf può approfittare per far fuori la gente. L'ho alzato fino al livello 6, ma... È comunque... Ok, così ce la fa, no problem. Vai, Rolf! Nye. Non so che livello sono le unità in questo posto, ma... Oscar è un po'... Boh, è vero che sono rapidi questi... è un po' diversa la situazione quando... quando hanno armi più pesanti. Bam! Wow, sono contento che Boyd ha così tanti PV, perché... non ha schivato niente di tutto quello che gli è arrivato. E se non avesse fatto fuori quel cavaliere, avrebbe... subito molto meno. Cura non è abbastanza. Rimedio. Rimedio gli do 20. Anche misto ho fatto salire un po'. Soprattutto perché i curatori ci mettono molto a salire di livello, quindi. Vediamo un po'. Se Mia può far fuori l'arciere, magari. Spada stile, una lama di ferro. Frangicotta. No. Questo è messo bene abbastanza. Volk? Ruba? Non posso rubare niente. Coltello? What was that noise? Non so perché mi ha fatto ridere così tanto. Pugnale nello stomaco. Goodbye. No, mi piace perché... vedete che lui parla molto... È un affarista, no? Gli piace parlare di soldi. 8... 2 per 2. Vediamo se Soren può dare una mano. Qualcuna delle sue magie. Fuoco, tuono, vento d'elfo. Bad romance. Vento d'elfo è il più potente, però tuono ha più critico. Andiamo col vento d'elfo, indebolirlo un po'. Poi se ne possiamo fare da muro. Quello che mi piace di Folk è che è, appunto, è molto attaccato ai soldi e lui parla sempre di soldi. Ogni cosa, ogni azione che tu vuoi che lui faccia per te
Oh, bene, il livello l'ho aumentato. Che livello è il 20? Sì, molto bene. Ogni cosa che tu vuoi che lui faccia per te deve essere pagata in qualche modo. Devi pagarlo, sennò lui non fa niente per te, non fa niente gratis. E può sembrare un tirchione, no? Però a volte cioè, fa delle richieste in situazioni parecchio strane. Non lo so. A me piace immaginarlo come uno che chiede sempre soldi in ogni situazione. 9x2, facciamolo fuori. È una noia in meno. Go Ike! Ouchies. Oh! Quanto aveva di chance di schivarmi? Non tanto. Tu hai fatto male, Ike! Ora subirai il super urto di Mordecai! E Boyd, trotterella qua. Magari ti equipaggio il Bad Boyd. Almeno un po' più leggero e non sei... Non hai una zavorra enorme tu. Continua ad attaccarlo, lo farai solo arrabbiare. Nel sequel i Laguz imparano a prendere a pugni gli avversari. In questo purtroppo no. Non sono ancora capaci di reagire. Sono molto pacifici e molto pazienti. E fra un turno è pronto Mordecai, quindi guardate quanto ho perso. Praticamente niente finora, quindi. Allora, beh, posso usarlo appunto per spingere in giro gli avversari. E ho dimenticato di aggiungere che Folke ha la stessa abilità di Liana, quindi non verrà attaccato così spesso. Vetromance è abbastanza. Finiamo col tizio. Bye bye. E vedete, tutto sommato non ci sono neanche così tante unità, anche se ci siamo fatti scoprire subito. E anche se sono forse fortine, no, vedete che non sono apparse, cioè sono apparse alcune anche molto lontano, quindi... Allora proviamo Rolf. E se mai finisco con Mia. Perché anche lei ha bisogno della sua esperienza, dopo tutto. Nye! Nye! Ok, vai Mia, finisci il lavoro. Con una spada sottile, vai. Bene. Chiave porta! Oh, Boyd è ancora ferito, vero? Finiamo di curarlo prima. Prima di mandarlo a morire. Boyd è un eroe, davvero. Avete visto quanta roba ha resistito all'inizio? Pensavo di dover già rifare tutto quanto. Cos'hai tu? Una spada di ferro. Non è un problema per Mordecai. Hai subito, Ike? Un pochino. E poi gli avversari daranno spesso... Daranno spesso la priorità ai Laguz non trasformati. Oh yeah! Il salto ninja di Mordecai. Danno sempre la priorità a loro perché sono disarmati e non possono attaccare da lontano e tutte quelle robe lì. Invece tutto quello che fanno è semplicemente riunirsi per la strage. Oh! Sei un umano cattivo! Non sei come Ike! Mordecai ti schiaccia la testa! Cattiva idea. Probabilmente non riuscirò ad attaccarlo due volte, perché guardate quanto è figo Mordecai. Oh shit! Un colpo! La tigre... Sono strane tigri, perché hanno una tipo criniera e hanno i denti a sciabola. E se avete notato, ha le stesse fasce che Mordecai... ha sulle braccia, ce le ha sulle zampe anteriori. È una bestia.
21, vedete, non è rapidissimo, però è forte. Guarda, 18 per 2, lui mi fa 0. Vai, vai Mordecai, mangiali. Guarda, lui ci prova. Io ci provo, capo, ci provo, ci provo. E non l'ha neanche colpito. Vedete che i Laguz tendono a la loro trasformazione, il colore del loro pelo soprattutto, tende a corrispondere al colore dei loro capelli quando sono in forma umana. Per questo Mordecai è una tigre bluastra, verde mare, blu. A mia manca una buona alternativa, perché ha due armi pesanti e potenti, ma una spada di ferro le gioverebbe, eh? E magari anche quella d'acciaio. Ah, però solo due colpi rimasti, quindi. Ah, Igdal è quella. E serve una via di mezzo, perché la lama a ferro è potente, però è troppo pesante. Una spada di ferro magari... in questo caso può aiutarla. E questi li faccio fuori in tempo, sì, dai. Sono fiducioso, guys! Sono fiducioso! Aveva 69 di colpi là. Oh yeah! That's how you do it. Allora, proviamo il Bad Boy. Questo posso colpirlo solo lontano, quindi lasciamo stare. Vedete, posso sfondare la porta. E con Boyd magari ce la farei in un colpo, ma... non vedo il motivo per adesso. Bad Boy, Bad Boy. Oh, damn it. Sono troppo lento, davvero? Con qualunque cosa sono troppo lento. Vabbè, vediamola in azione, comunque. It's pink, guardate! Bam! So much pink. So much. Allora, Soren potrebbe finire. Rolf, anche se fa un critico, non ce la fa, vero? Proviamoci lo stesso. For the Lulz! È il motto di questa compagnia, no? Bam. Tranquillo, Rolf. Se voi fratelli state uniti non potete perdere. 4x2 non ce la fa, Folk. Soren non ha posto per stare. Direi di fare una roba del genere. Lo finisco con Oscar. Dori sì, e poi mi metto davanti a Mia. Vabbè, non è un problema perché può comunque salire ad attaccare, no, però va bene. Go Oscar. Le nostre unità cominciano a essere anche abbastanza resistenti, se volete. O forti, cioè sono vicine al livello 20 alcune, soprattutto Ike, ma Ike deve esserlo per questo punto del gioco, quindi Mordecai non ha bisogno di cure, Mordecai spacca tutto. Posso rubargli qualcosa? Non ho niente. Sto qua. Beh, Mia probabilmente non gli farà niente, però possiamo vedere due colpi di niente. Ah, uno. È già qualcosa, dai. Au. Ha la frangicotta, ma non riuscirà. Livello arma aumentato. Sì, neutrali, state calmi, arrivo. Proviamo con la frangicotta, ma... Oh! Damn! Quanto mi fa lui? 10. Frangicotta per 2, gli rimane 1, magari riesco con roll... Forse, chi lo sa? Proviamo. Go Mia! Usa quella frangicotta. Ai ai ai. Qualcuno vuole quell'uno? Punti esperienza gratis? Andiamo al level up, com'è? Un po' di forza non le farebbe male, però. Vabbè, più veloce è, meglio è. Questo si può dire di quasi tutte le unità. In pratica. Dubito che Rolf ci arrivi, però. Oh, no, perfetto.
C'è una bella cosa, Mordecai può già avanzare verso quella gabbia e cominciare a spaccarla, perché lui basta un'artigliata per spaccarla, per spaccare tutto, quindi... facciamo così, tentiamo un altro critico, di fortuna, chi lo sa. Arco di Rolf, vai! Colpo della vergogna! Yeah! È il colpo segreto della vergogna quando Rolf fa un critico. Yeah! Guardate quanto è fiero. Forza! Molto, molto bene, Rolf! Raffle, vorrei dire sì, ok. Sorry. Non sapevo che tenessi così tanto. Boyd... Boyd magari può distruggere questo. Qua ci sono solo soldati con la lancia, che non sono un grande problema. Mist, cura... Boyd... cura mia. Cura? È abbastanza? No, darle un rimedio allora. Non vedo l'ora che arrivi a C la sua abilità, così potrà usare magari lo scettro magico. Che punto è? Ancora D, questa l'apro con... Folke. Abbiamo due unità. Vai su Boyd. Ike. No, Ike va di qua. Oppure... No. Soren va di qua. Ora se guardate i nostri soldi là in alto. 21.996. Una volta aperta la porta... Sono entro il 1946, quindi li prende realmente quelle 50 monete. Non è un problema. Parliamo con questa persona. Ehi tu, siamo venuti a liberarti. Oh. Vedo dalle tue vesti che non sei un soldato, vero? Io sono un pellegrino. Mi chiamo... Sei un monaco? Perché ti hanno imprigionato? Mi hanno arrestato in un villaggio vicino, dove curavo le ferite dei cavalieri di Otna. Non sono stato processato, ma è da loro che sono rinchiuso qui. Ho capito. Questo spiega tutto. Siamo qui per liberare i prigionieri di guerra. Dovresti cogliere l'occasione per fuggire. Mi libererai? Questo è un atto di grande gentilezza. Se non hai obiezioni, vorrei sapere il tuo nome. Sono Ike, dei mercenari di Grail. Prego, la porta della cella è aperta. Dovresti fuggire finché puoi. Grazie, forse ci incontreremo ancora, Ike. Ok. Uno spintone di saluto. Vedete, Sephiran è un vescovo di livello 10. Vescovo è in realtà è molto potente se guardate, cioè... Magia altissima... Vescovo è la classe superiore al... sacerdote, quindi è l'evoluzione di Rice, se volete. A S in quel simbolo significa magia di luce e aste. E a mantello. Diminuisce di molto il danno inferto da gran parte degli attacchi. Mi chiedo come sarà stato catturarlo. Flashback time! Cosa facciamo? Ho provato di tutto. Lo abbiamo minacciato, lo abbiamo trafitto con le lance, gli abbiamo sparato in testa, gli abbiamo persino fatto il solletico ai piedi, ma non c'è nulla da fare. È disarmato, eppure è così difficile catturarlo? Volete portare vergogna a Dane? Chi vi credete di essere, Kotaf? How could this happen to me? I made my mistakes! No, signore, ma... Cos'era quello? Oh, il soldato O'Jonjay diceva di voler tentare con la dinamite. Oh, ehi soldati, che succede qui? Questa voce! Ma lei è... Generale Dacova! Generale Dacova! Generale Dacova! Salve, mie fide sentinelle, c'è qualche problema? Beh, generale, c'è un frate che non riusciamo a catturare. Ha qualche strano potere o qualcosa del genere, non riusciamo a smuoverlo. Ci dispiace, ce ne vergogniamo. Oh, oh, oh. Non preoccupatevi, me ne occupo io.
Ok, mi arrendo. Ma tenetemi lontano da lui. Niente di più facile. Generale Takova! Generale Takova! Ok, mordi. Caro caro mordi, sfonda questa. Non penso che ci saranno problemi. Wow, 60 di vita, ok. Mi sbagliavo. Allora conviene molto usare Folk. Quindi Boy, non ti faccio neanche sprecare tempo. Chi ha la chiave cassa qua? Se ce l'ha Oscar è perfetto. Sì, oh, ce l'ha tutte Oscar. È perfetto perché lui può già avanzare verso quello scrigno, magari. Chiave porta. C'è Folk che ce l'ha, perfetto. Soren. Ah, vediamo fin dove arrivano quegli avversari. In teoria dovrebbe essere un capitolo più corto dell'ultimo. L'ultimo era davvero lungo. Non so se riesco a farlo in meno video, ma di sicuro in meno tempo. Ah, vai di là. Vai, Rofl. Void, tu sei curata. Sì, direi che va bene così. Ike, va di qua perché ha qualcuno con cui parlare qua dentro. Wow, vabbè, due colpi. Normale, Mordecai. E anche Oscar ha qualcuno con cui parlare qua, quindi lo avvicino. Ok, scusate. Sì, comunque. Devono parlare con qualcuno qua. E vi spiegherò anche il perché. Fin dove arrivano questi gonzi? Fino a lì davanti, eh? Bene, ora di rendere utile il tuo bad Boyd. Boyd. Tu attendi, tu attendi. Tu cura qualcuno. Fratello è a posto, Boyd. No, Boyd non è completamente a posto. Però loro non possono attaccare oltre, quindi va bene. Curiamo. Dobbiamo consumare questa bacchetta di cura, sennò sta qua a occupare inventario, basta. E mia, vai qua. Bene. Come at me, bros! Bad boy, bad boy. What is gonna do? What is gonna do when they came for him? Uccisi da Rosa. No problemo. Allora, Ike va qua dentro. Anzi. Oh, Demite contro un muro. Avrei potuto fare una scorciatoia, tipo. Con Mordecai. Vabbè. Arr. Corri, Mordecai. Oh! Ava sta bisogno di arrivare al tuo computer. Vuoi farlo adesso? No. Per fortuna voi non vedete perché non registro direttamente lo schermo. Però. Comunque, Oscar può parlare con Kieran, questo tizio. Tu vieni da Ozna, vero? Forza, siamo qui per salvarti. La cella è stata aperta, ora è il momento di fuggire. Ah, sei tu! Come, scusa? Non potrei mai scordare quello sguardo, cavaliere di Ozna, 12° reggimento, sei Oscar! E tu sei, solo un attimo, sei Kieran, vero? Giusto, sono Kieran, proprio quello che aveva giurato di essere il tuo eterno rivale! Ah, già, Kieran! E come stai? Sembri in forma? Come sempre, le tue maniere sono raffazzonate e inappropriate, le stesse di chi mi chiama nemico! Hai lasciato il servizio 3 anni fa, cosa ci fai qui? Ah, può essere! Tu, traditore! Sei passato dall'altra parte e ora lavori per Dane, vero? Rar! Che tremendo, terribile comportamento! Imperdonabile! Non ti vergogni? Eri il mio vero rivale! Dov'è finito il tuo orgoglio? La compagnia mercenaria per cui lavoro è al servizio della principessa di Ozna. Siamo qui per liberare i prigionieri di Ozna. La principessa di Ozna? Non fai parte della guardia reale! Come fai a conoscere la principessa? Beh, come ho detto, la principessa è il nostro datore. Ah! È questo il tuo piano, dunque?
Spero di far notare per i tuoi servizi meritevoli e guadagnare la gloria che è mia di diritto. Ammettilo! Guarda, il mio compito è... Maledetto! Maledetto il tuo nome! Maledetto il tuo nome di Oscar! Non lascerò che tu mi sorpassi! Principessa, arrivo! Kieran rimarrà per sempre al tuo fianco! Wow, è anche più esaltato di quanto mi ricordassi. Incredibile dirsi, ma è anche un buon cavaliere. Ok, questo è Kieran. Non è ancora sotto il nostro completo controllo perché è diventata un'unità gialla, quindi non perderò tempo di spiegarvelo come unità. Comunque è un antico rivale di Oscar, o così si definisce, perché Oscar, cioè, lo considera più un collega che un rivale. E c'è molto spesso il tema del Cavaliere Verde e il Cavaliere Rosso nei Fire Emblem, e hanno spesso un legame. Se avete giocato a giochi precedenti di Fire Emblem, sicuramente capite quello che intendo. Soprattutto nei giochi del Game Boy Advance o in quelli per Super Nintendo. Vedete questa? E spesso sono di caratteri opposti. Oscar è molto pacato, mentre Kieran, avete visto, no. Allora, qua abbiamo un po' di cui occuparci. Il Bad Boy farà fuori questo senza problemi, credo. Piacerebbe però fare un'altra cosa. Vabbè. Allora, Folk va verso lo scrigno e se ne occupa da solo perché non ha bisogno di chiavi. Dacci dentro Bad Boyd, che posso dire? Bad Boyd, Bad Boyd, he's gonna kill you with a pink axe, don't you feel the shame? Mi piace moltissimo la canzone Bad Boys, tra l'altro. Bam! Level up! PS Forza. Forza gli serviva un po', a dire la verità. Per essere un lottatore non è altissimissima la sua forza. Ah, ok, lasciamo Soren al sicuro. Curiamoti. Con quello che rimane di questa bacchetta. Molto bene. Oh, cura non funziona più. No, non sfondiamo niente. Aspettiamo chi ha la chiave. E ce ne sono di chiavi in giro adesso. Ok, finiamo qua. Turno compagni, turno avversari. Beh, gli avversari si muovono stavolta, quindi... Bad Boyd, Bad Boyd. You're dead. Immagino che scoppino a ridere quando vedono la sciarosa. Ah! Ah! La mia sciarosa si è macchiata dal vostro sangue. Rosa e rosso hanno un buon contrasto, comunque. Oh no, Mordi è tornato umano. Anzi, giusto in tempo, perché mi serve come esca per questi due. Perché Boyd ha già combattuto a sufficienza. Tranquillo, Mordi non ha problemi a rimanere in vita. Non so come sta ottenimento esperienza, ha fatto fuori solo 2-3 unità. 30 esperienza. Vabbè, ma solo, visto che ha solo 20 livelli da crescere, o beh, tecnicamente 18, non è così in bisogno di esperienza come gli altri. Vabbè, qua si fa notte se aspettiamo, quindi... immagino che iniziare a sfondare non sia così una cattiva idea. Posso attaccare 2 volte una porta? Contrattacca. Sveng! Si apre e fa un colpo critico sulla faccia di Sora. Proteggi. Non posso proteggere Mist. Oh, l'ho messa in una brutta posizione. Lì possono giavellottarla. Vabbè, non morirà per un colpo di giavellotto. E neanche per 2, penso. E al miracolo che spero che la salvi, se fosse il caso. Diciamo... Certo, tirare frecce contro una porta fatta di spranghe di ferro, sono certo che le farà molto male. Ma boh, qua siamo nel mondo di Fire Emblem, dove le unità sono in grado di fare...
attività circense, quindi. Allora, cominciamo a chiedere, a dare una meta alle unità in giallo, così cominciano a muoversi. Magari qua, che sembra sicuro. Avanzate fino all'area assegnata. E parliamo con questo cavaliere, Brom. Sei un soldato di Ostna, vero? Forza, ti salverò io. Davvero? Non sto sognando ancora, vero? Sono un mercenario al servizio della principessa Elinzia. Ti dirò i dettagli più tardi, adesso dobbiamo muoverci. Cosa? La principessa? Oh, giorno felice! Aspetta, lascia che mi tiri... Oh, scusa, ma ero legato. Ai, i crampi! Oh, per l'amor del... Forza, da questa parte! Va bene, va bene! Aspetta un attimo. Non mi pare che il re avesse... Fuck, si sta minchia... Non mi pare che il re avesse bambini! Fuck, non so come c'è. Non mi pare che il re avesse bambini, va bene. Da adesso sarà Archie a doppiare Brom, ok? Non mi pare che il re avesse bambini. Non c'è tempo per spiegare adesso, sbrigati! Arrivo! Ok.